Peter Pan, dopo aver bevuto la pozione, per sempre felici e contenti, andò in cerca di Wendy. Forse lei l'avrebbe aiutato a trovare i nuovi bambini sperduti. Ehi, Wendy! Wendy! Peter! Sei davvero tu? Ma come sei cresciuto? Ma vuoi? Ma vuoi? Bastardo! Vediamo come scherzi appena ti piglio! Un secondo culo se ti piglio! Ehi, io non diventerò mai grande! E non sai cosa è successo in tutto questo tempo? Sono andato a caccia con gli indiani e il capitano Uncino ha rischiato di perdere anche l'altra mano. E il coccodrillo, non sai cosa è successo al coccodrillo? E spugna, continua, bene rum! Aspetta, aspetta, Peter, una cosa per volta. Sto mettendo sul tè, passa dalla porta. L'altra porta. E voi chi siete? Acere, sono Dennis. Ehi, mamma! Mamma, dopo tutto questo tempo Wendy si fa ancora chiamare così. Hai già conosciuto Danny e Mary? Ma cosa ti è successo? Sono incinta! Oh, mi dispiace, spero che tu guarisca presto. Ma no, Peter, sta per nascere il mio terzo figlio. Sono cresciuta, sai, ormai hai 35 anni. Sarebbe meglio cominciassi a crescere anche tu. Io sono diventata bravissima a cucire, faccio dei cicchini per i miei bambini. Allora, ragazzi, la Groenlandia è l'isola più grande del mondo. Poi abbiamo l'Australia. Quali sono le sue competenze? Beh, io so volare! Assunto. Perché io, ragazzi, sono stato il grande Peter Pan! Sì, Peter Pan, magari in un altro mondo! Sì, tu Peter Pan! Io non crescerò mai! Ho bevuto la pozione già da qualche giorno. Qui mi dovrebbe aver fatto effetto. Con Wendy non ha funzionato. Evidentemente devo andarli a cercare da solo i nuovi bimbi sperduti. Con cui combattere il Capitano Uncino e iniziare nuove avventure. Ti chiami? Ti va di venire con me all'isola che non c'è? Posso insegnarti a usare la spada e a giocare con gli indiani e poi conoscere le fate? Figata, bella, zio, come stai messo? Cioè, l'altra sera stavo come te e non ci puoi credere, era pieno di fate, cioè tipo per strada erano ovunque, zio. Ehi, bro! Bella! Pace! Ciao. Ti va di venire con me all'isola che non c'è con il mio nuovo amico? Potrò insegnarti a usare la spada e a giocare con gli indiani. E poi conoscere le fate. Sai, con la loro polvere magica potrai volare anche tu. Impossibile. La legge di gravitazione universale elaborata da Isaac Newton afferma che nell'universo ogni punto materiale attrae ogni altro punto materiale con una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Si tratta di una legge fisica, indi per cui non si può volare. Devo andare con incontro al gruppo di ingegneria aerospaziale avanzata. Ehi, aspetta! Ma anche John parlava di gravità, eppure lui ha volato! Ehi, tu, cosa ci fai qui? Dovresti essere a scuola oramai. La lezione è incominciata da un po'. Fila in classe! Allora, ragazzi, la Groenlandia è l'isola più grande del mondo. Poi abbiamo l'Australia, che è la seconda isola più grande del mondo. E poi? E poi l'isola che non c'è! Peter, l'isola che non c'è non esiste. Gianluca, mi chiama, quanti anni ha? Esperienze di lavoro?
assume sostanze stupefacenti, alcolici, forti, hai capito? Quindi ha finito. Io non diventerò mai grande e non sai cosa è successo in tutto questo tempo. Sono andato a caccia con gli indiani e il coccodrillo è lì che mi fa le foto. E ma chi siete? A quanti barazzi di qua?